Dunque, esatto, allora posso fare la sigla? Buonasera a tutti. Posso fare la sigla? Bentornati, ma cari ben... quella che usa Urasawa. Bisogna farlo smettere. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ. DJ, questa è storia dell'altra vita. Tu sei Max Dall'Oglio. Sì. Questa è storia dell'altra vita e oggi a Sulle Tracce del Drago parliamo un po' di manga belli e carini. Sai che c'è un romanzo bellissimo che si intitola La storia della tua vita ed è meraviglioso. Ma non è la mia, è dell'altra. Ok. È diverso. Va bene. Ti posso passare il microfono? No, mi sentite? Io odio i microfoni, ho un'allergia brutta. È un'allergia ai microfoni, quindi va bene. Stiamo scusatemi per le doppie, ma io vengo da Cagliari, quindi vi dovete assorbire anche le doppie. Dunque, per questo incontro live ho scelto Earth Gear. Questo è, siccome siamo tutti studiati, è uno shonen manga pubblicato da Shueisha. Conoscete questa casa editrice? È la casa editrice di Shonen Jump. La Shueisha è nata nel 1949. Non ho idea, io non ero nato. 1949. Tu sì, mi pare. Sì, io sono abbastanza anziano. No, dai, che brutto questo. Ma così almeno quelli che non ci sentono ci sanno. Niente, ed mia moglie mi mena se non ti metto il microfono. Esatto. Ed è allora mettilo in cosa. Perché... Dai, per cortesia, è per il focolare domestico, te lo chiedo. Grazie. È a oggi sicuramente forse la più importante casa editrice di manga in Giappone, di manga, perché poi cioè dedicata completamente al manga. La sua rivista più famosa è Shonen Jump. Shonen Jump è una rivista di manga shonen, come dice il nome stesso, e per chi sente questo termine la prima volta, lo shonen è uno dei target, è una delle definizioni dei target che si usano in Giappone, no? E in particolare il target a cui si riferisce shonen è quello adolescenziale, ok? In quanto l'industria del manga giapponese, magari queste cose le sapete già, però io non vi conosco, quindi preferisco dirvele anche se vi annoiano un po'. Nell'industria giapponese la forza sicuramente dell'industria del fumetto in Giappone è data dalla cosiddetta separazione dei target, anche se oggi in realtà i target di lettori, anche se oggi questa cosa si sta un po' distruggendo. Adesso sempre più lettori di shonen leggono seinen, seinen leggono shonen, cioè questa cosa del target adolescenziale, adulto, giovane, giovanile, donne, uomini, eccetera, eccetera, si sta un po' perdendo. Notizia recente, ho scoperto che hanno in realtà creato un nuovo target per gli ultra sessantenni, con storie per persone anziane. Si chiama Tex Willer. Devi sempre fare la battuta. Va bene. È interessante perché secondo me è un segnale del fatto che anche in Giappone si sta invecchiando e che bisogna iniziare a soddisfare anche certi lettori più attempati, perché di fatto lo shonen un po' sta calando, aumentano i seinen, aumentano, no? La gente sta invecchiando e in effetti anche in Giappone stanno iniziando ad affrontare questo problema qui, cioè come trovare nuovi lettori e come stimolare i giovani alla lettura dei manga. E non è cosa per nulla semplice neanche per loro, che hanno comunque un'industria estremamente raffinata e organizzata per raggiungere ogni singolo target. Io ho scelto questo manga che è di Tsuyoshi Takaki, non lo conosco molto bene, non ho scelto un manga molto famoso o di un autore molto conosciuto. Perché come al solito a noi le visualizzazioni ci fanno schifo. No, non ci fanno schifo, però i manga, i sensei molto capaci, molto famosi, per esempio un Urasawa, potevo portare un capitolo di Urasawa, potevo portare qualcosa di qualunque altro autore di livello, o anche un Taiyo Matsumoto e simili, ma stiamo parlando di autori in cui riconoscere nei loro capitoli, nelle loro produzioni, le caratteristiche canoniche del manga inizia a diventare un po' complicato, perché man mano che l'autore cresce, diventa più bravo, diventa più competente, inizia anche a fare un percorso molto personale e molte delle regole o degli elementi che ci permettono di
distinguere bene le caratteristiche di un manga si perdono, proprio perché loro, chi se ne frega, boom, vanno dove vogliono, inventano cose nuove, inventano strutture adatte alla loro narrazione, ed è più complicato, per esempio, far vedere a voi le caratteristiche tipiche dei manga. Quindi ho scelto un manga di fantascienza. Ho scelto questo manga perché non è neanche di un autore che ha prodotto tantissimo. Questo è lo stesso autore, questo è un manga del 2019, ed è lo stesso autore di... io non l'ho letto, è uscito da poco, o è uscito comunque, è un... eccolo qua, vediamo se lo trovo, perché l'ho cercato apposta. Ecco, Black Torch, non so se l'avete... se lo conoscete o se l'avete letto, abbiamo un'immagine per i lettori. Comunque l'ho trovato, ho visto che c'è ancora in fumetteria, ed è una serie breve, sono 5 volumi. Allora, 5 volumi in Giappone può voler dire che è stato un bagno di sangue, che quindi l'hanno chiuso dopo 5 volumi. Quanti capitoli o che sono è stato, più o meno 5 volumi? Quanti capitoli sono più o meno? Beh, mediamente ci sono 6-7 capitoli in ogni tankobon. Siamo, insomma, diciamo che... Vi ricordate l'esperimento dell'autore di Naruto, Samurai 8? È stato... A me quel disegnatore piaceva molto, era un suo assistente ed era bravissimo, però non ha funzionato, perché è molto difficile. Anche gli autori di Death Note, se ci pensate, quando hanno fatto Bakuman, sono stati molto bravi a rilanciarsi su una cosa completamente nuova, completamente diversa, mantenendo comunque le loro caratteristiche, e quella è un'abilità non da tutti. Quindi io ho scelto questo lavoro qui perché effettivamente, leggendo il primo capitolo, secondo me ci sono tutti gli elementi che caratterizzano la struttura più generale e più comprensibile per un occidentale dei manga, perché poi i manga, in effetti, se andiamo a scavare nelle loro caratteristiche, in quello che li contraddistingue, diventa veramente complicato venirne fuori per un occidentale. Ma vogliamo essere sinceri, vogliamo dire il vero motivo per cui l'ha scelto? Il vero motivo è perché io non ce l'avevo, l'ho dovuto rintracciare in estate con tutti i magazzini chiusi, ed è stato un delirio. Questa tu non la sai, è la mia, scusa. Okay. Ed è stato un delirio, grazie. Grazie. A te. Però ci sono riuscito, l'ho recuperati, l'ho letti anch'io, ed effettivamente devo dire che è stata una bella lettura. L'ha letti pure Marco, lì? Sì. È stata una bella lettura? Non ho finito. Ecco, e questo è già un brutto segno. No, vabbè, perché d'estate gioca a basket. Ok, allora. Si dovrebbe vedere qualcosa? Non si vede niente. Aspetta un attimo. Accendilo. Sì? Io ho fatto un circoletto rosso, mi sono impegnato così tanto. Vabbè, lo rifai il circoletto rosso? No, allora, rimane lì. No, ho sbagliato. Scusate. Eccolo. Però bene, mi devi mettere a registrare, scusa. Perché è saltata di nuovo? Sì, perché salta quando okay, va in stand-by. Quando va in stand-by. Si è rispegno. Che si è rispegno? Si è rispegno. Sta a posto? Sì. C'è? Ok. Vedete il circoletto rosso? Sì. Allora, io inizierei da qui. Secondo me è la cosa più interessante da cui cominciare. Cioè, il secondo capitolo inizia a pagina 75. Ok? Poi i capitoli successivi, vedete, ce n'è uno a 127, quindi ci teniamo sempre su sopra le 50 pagine. Da 127 a 153 sono un po' di meno. Allora, io penso che questa cosa qui sia fondamentale per iniziare a capire veramente di che cosa stiamo parlando quando parliamo di manga. Perché noi siamo abituati e siamo cresciuti con questi, ok? Ma questi sono la raccolta dei capitoli. Il mangaka non pensa a questa roba qua. Molta della produzione manga occidentale inizia da qui. Fammi il primo volume, fammi il layout di 150 pagine, e un autore si studia una storia di 150 pagine da continuare. Il microfono è piantato, quindi è vicino per farlo sentire. Vabbè. La questione, grazie, che secondo me va acchiappata subito, è che il manga non nasce qui, il manga nasce nelle riviste e nasce da capitoli, soprattutto gli shonen in genere 19 pagine su Jump, però poi ci sono anche storie di 32 pagine, 34, e in particolare i capitoli di lancio di ogni serie sono due capitoli insieme, no?
è un doppio capitolo, 75 pagine mediamente. Anche il capitolo che sto realizzando io in questo momento è un capitolo di 74 pagine, ok? Quindi è un doppio capitolo di lancio. Tutte le serie... non lo sapesse, Massimo Dall'Oglio è impegnato in questo momento in una serializzazione su una rivista giapponese che dovrà uscire a breve il suo primo capitolo su Afternoon, una rivista seinen, cioè di target, sì, un po' di più target adulto. Adulto, esattamente. La casa editrice è la Kodansha, che è un'altra, è la casa editrice di Akira, per intendo. Cioè, diciamo Akira, abbiamo capito tutto. Ok. Quindi questo numero è molto importante, capire anche questa divisione in capitoli è importante perché il mangaka ragiona in questa unità di misura. E attenzione, anche quando fa, e lo vedremo in questa storia, perché in questa storia si vede chiaramente, e in questo primo capitolo, anche quando si fa il doppio capitolo, uno dice, vabbè, ho 75 pagine, quindi faccio un capitolo unico, no, è un doppio capitolo. Quindi io leggerò in un unico momento due capitoli. Questa cosa comunque non si perde. La divisione in capitoli, anche è successo anche a me, l'ho vissuto sulla mia pelle, perché mi sono arrivate 34 pagine e poi mi è stato detto, ah, adesso inizio a sviluppare il successivo. Cioè non mi è arrivato un intero blocco da 74. E questa cosa non va trascurata, perché ragionare in termini di 32 pagine... non è facile, no? E pensare che io devo costruire un'intera saga, una potenziale saga di 20 volumi in termini di unità di misure, no? E che in ogni unità piccolina di 30 pagine io devo metterci tutta la struttura di un manga, in ogni capitolo, che è la struttura che poi vedremo insieme, diventa una cosa veramente complicata, veramente difficile. Purtroppo quello che arriva a noi è questo. E siccome noi siamo abituati a cercare la storia, lo leggiamo tutto d'un fiato e diciamo, ah, interessante questa storia, ah, belli questi disegni. La verità è che sarebbe un esercizio interessante, lo potete fare a casa, fermarvi, guardare l'indice dove sono i doppi capitoli e leggere solo il primo capitolo di avvio, no? E valutare da lì. Perché quel primo capitolo in Giappone è tutto. È l'imprinting con il lettore. Se si fallisce questo primo capitolo, si fallisce quasi sicuramente la serie. Completamente. Non si recupera. È molto difficile recuperare. Allora, ecco perché quando si lavora al primo capitolo, si lavora mesi, mesi. Si può arrivare anche un anno per decidere il primo capitolo. E si può rimanere settimane intere sulla prima pagina. È incredibile. Cioè, capite già da questa cosa che... l'approccio alla narrazione che hanno loro è completamente diverso dal nostro, perché noi ci scriviamo la sinossi, facciamo un soggettone di tutto quello che succede, no? Poi succede questo, no, in Giappone non funziona così. E infatti vedremo che la cosa più particolare dei manga è che un manga non viene costruito partendo da una storia, non c'è una storia, noi ci leggiamo una storia. Ma quando viene pensato, la storia non viene scritta prima. Non c'è qualcuno che dice, io voglio far succedere questo. Quello che succede è, io ho in mente questo personaggio, e questo personaggio fa certe cose, ha certe caratteristiche, no? In genere si dice che il manga è composto da character, chiara, parola, coma e parola. Il character è l'aspetto estetico del personaggio, no? Cioè è quello che vediamo, il character design, ed è il primo step. Anche a me chiesero, disegnami il protagonista o la protagonista. Poi c'è quello che loro chiamano il chiara. Il chiara è la parte intangibile, è la parte intangibile, indistruttibile del character. Cioè è quella parte interiore del nostro protagonista che gli dà la forza di agire, la motivazione di fare ciò che fa e che è indistruttibile, che nel guerriero, per esempio, è la manifesta sempre, o un qualunque eroe che affronta difficoltà incredibili, enormi, vedrete che quando decide di agire in un certo modo lo fa coerentemente a ciò che è dentro di sé, a ciò che sente di essere, no? I personaggi dei manga crescono, cambiano,
hanno un'evoluzione e tutto quello che gli succede esattamente come nello stesso modo in cui noi sviluppiamo la nostra vita. Sì, vabbè, tanto adesso sto parlando di questa cosa qua. Vai, continua. Il lavoro che si fa con carattere chiara è non far capire mai al lettore che qualcuno ha già deciso delle cose. E qui lo vedremo molto chiaramente, perché qui si vede veramente questo intento. E mi è piaciuto molto per questo. Poi il coma è la vignetta, no? E poi c'è la parola, sono i balloon. Non c'è la storia. Non c'è. Se io dico, facciamo un fumetto, è fatto da una storia, una parte disegna vignette in giusta posta, in sequenza, bla 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 bla. Però in questa definizione non c'è la storia. Ma non nasce neanche successivamente. Io mi immagino, che ne so, un fumetto al 10° o 12° capitolo che l'autore, bene o male, sa come farà il 13, il 14, il 15. Cioè, in Giappone non può esistere spoiler. No, è molto difficile, perché vi è capitato di leggere anche il libro, il manga secondo Araki, dove Araki spiega come costruisce i suoi manga e racconta chiaramente i momenti in cui con l'editor cambiano completamente direzione. Ah, questo personaggio lo dobbiamo far morire. No, ma questo personaggio deve morire. Lo decidono in quel momento. Quindi, in Giappone, l'opinione, arrivano le cartoline dei lettori, l'opinione del pubblico, ma non solo. Arriva l'opinione delle 400 librerie test in cui arrivano i capitoli. Quindi c'è l'opinione delle librerie, e c'è l'opinione degli editor, e c'è tutta una serie di opinioni che vengono usate per tenere la serie sempre viva. Altrimenti come si spiega One Piece, ragazzi? Come lo spiegate se si è scritto la storia? Penso che sarebbe difficile partire. Non funziona così. Posso sicuramente avere un'idea, no? È chiaro, perché è umano avere un'idea, ma non si parte da lì, non c'è questa scrittura di una sintesi, per esempio, dei primi 5-6 capitoli. E anche in Occidente la tendenza adesso di un editore è dire mandami i primi 5 capitoli, no? Ma questa è una cosa molto occidentale, perché in realtà ci si ferma molto sul primo capitolo. E adesso lo vediamo. Ok. Allora. Quindi appurato che noi abbiamo sotto gli occhi un doppio capitolo. E dai. Allora. Sì, certo. Ma se è un doppio capitolo, però è stato comunque diviso in due, nel senso che la sceneggiatura ci è arrivata la prima parte. Sceneggiatura che non c'è, sì. Ok. Però, come mai non è stato fatto allora a quel punto capitolo 1 e capitolo 2? Cioè, perché a questo punto la divisione non c'è nel primo? La divisione non c'è nel primo? Sì, perché non è stato spezzato in due nella serie di lanciazione. Perché fare 80 pagine? No, perché è la serie di lancio. Cioè, stai lanciando una nuova serie e quindi offri al lettore un doppio capitolo. È come un bonus, no? 1+1. Ok. Sì, quando iniziano le serie in genere hanno un lancio di 70 pagine. Altrimenti il lettore non capisce nemmeno per forse 32 pagine che hanno. Sì, in realtà serve anche a rafforzare l'empatia tra il lettore e i personaggi. E lo vedremo come funziona. E poi nel primo capitolo ci sono anche le pagine a colori. Sì, infatti queste sono colorate, qui le hanno stampate in bianco e nero, ma le prime pagine sono a colori. O si apre con una doppia pagina di copertina o si colorano le prime 2-3 pagine. Mediamente succede questo. Allora, vi dicevo, al primo capitolo si lavora tantissimo, ma alla prima pagina si lavora ancora di più. Io vorrei vedere con voi, leggere con voi questa prima pagina. Lettura da giapponese, lo vedete, un disegno abbozzato, una roba con un bambino che dice papà il tuo onigiri è gigante, e c'è il primo balloon che dice Z e un secondo balloon che dice che c'è? Prima vignetta, stiamo guardando una scena familiare, no? Questo è un manga di fantascienza. Non abbiamo aperto con wow, un totale su una città distrutta. C'è una scena familiare. E poi c'è Z, nome, presumo. E qualcuno risponde, che c'è? Quanti personaggi ci sono, secondo voi?
lo vediamo sotto, ma già da qui, da una vignetta, c'è un personaggio che fa una domanda e un personaggio che risponde. Vignetta successiva, vediamo chi fa la domanda e chi risponde. Tu non sei il mio papà. E lui dice, beh, io sono un Gear. E tu, Ru, perché questo è francese, è Gear in francese, è ingranaggio in francese, e tu, Ru, sei un'umana. Perciò, se vogliamo dirla tutta, un po' siamo diversi. Andiamo giù, lei sta leggendo un libro, capiamo che sta leggendo un libro illustrato e dice, ok, guarda il libro ancora e dice, che invidia. Questa pagina ha un sacco di informazioni, no? Però prima di dirvi tutto quello che c'è, dov'è la fantascienza in questa pagina? La seconda vignetta. E in che cosa? Qualunque cosa sia, noi in realtà non sappiamo neanche se è veramente un robot, è qualcosa. Qualcosa di sintetico, magari. Io mi immaginavo nella bambina che sta seduta composta, la fantascienza. Però potrebbe vabbè, non essere. No, no, no. Ok. Scusa. No, figurati. Questa tavola ci dice che ci stiamo preparando a leggere una storia di affetti e di legami familiari. Ce lo dice inconsciamente, non ci dice, attento, stai per leggere una storia di affetti e di legami familiari. E di diversità. Abbiamo i due protagonisti, ce li abbiamo già, abbiamo i loro nomi, abbiamo il loro character e abbiamo anche il loro Chiara già, ci viene già accennato perché lei dice che invidia una bambina sensibile, una bambina che sogna qualcosa che non conosce, probabilmente, perché sta con un robot e gli chiede anche, tu non sei il mio papà? Si fa anche la domanda, perché prima c'era la scena familiare, e lui dice no, io sono un Gear. Non sappiamo ancora cosa sia un Gear, lo scopriremo leggendo. Però se ci pensate, qui abbiamo una quantità di informazioni esagerate, no? Che in un fumetto occidentale probabilmente avremmo trovato nelle prime 10 pagine. Perché avremmo dovuto far vedere lei, raccontare lei che cosa fa, spiegare la sua psicologia, far vedere lui che cosa fa, quando lo fa, dove lo fa, quando, dove, come, no? Le regole della scrittura, eccetera, eccetera. Qui addirittura l'ambientazione non è così forte, vediamo semplicemente una panca, uno sfondo, non sappiamo neanche dove sono, ma sicuramente non è il nostro tempo, non è il passato e quindi è qualcosa che scopriremo probabilmente andando avanti. Come? Ah, ok. Ecco, questa è la doppia colori, la copertina di cui vi parlavo. Quindi qui hanno deciso di fare la pagina 1 a colori, la doppia copertina con qualcosa di incomprensibile, perché non c'entra niente con quello che abbiamo letto. Però voi immaginate in una rivista, in una serializzazione, arrivare alla seconda pagina a colori con questa roba qui, beh, abbiamo già tutto. Abbiamo l'ambiente, abbiamo una dimensione del luogo, no? O della realtà in cui ci troviamo. E c'è letteralmente l'effetto wow, perché le riviste sono molto più grandi. Sì, le riviste sono belle grosse, quindi immagina aprire, beccarti a colori questa pagina. Poi cosa succede? Succede questo. Questa parte qui, dove dice da quando nasciamo fino alla nostra morte, dobbiamo vivere. Ok? E questa frase ci ricollega a tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. Cioè abbiamo visto due personaggi che parlano di qualcosa di vivo, di rapporti familiari, di persone che stanno insieme, di scambio, di contatto. Non abbiamo visto un'astronave che vola, un missile che parte. L'esplosione e la spiegazione ci arriva dopo. Se ci fosse arrivata a tavola 1 come Ken il guerriero, per esempio, anche se mi pare ricordare che il primo capitolo di Ken inizi proprio con Ken che cammina nel deserto, mi pare, dovrei ricontrollare. La parte esplicativa, la parte di cosa è successo, ce la dice adesso. E dice, a causa della terza guerra mondiale, che sfigata, l'umanità venne cancellata dalla faccia della Terra.
del pianeta. Alla fine del conflitto, sulle terre desolate rimasero solo rovine di quella che un tempo era stata la civiltà. E poi circa 200 anni dopo. Sono quante pagine? Una di testo, un'immagine e due pagine disegnate. Due pagine disegnate, abbiamo tutto quello che ci serve per cominciare a leggere il nostro manga e iniziare a conoscere i protagonisti di questa storia. La chiamiamo storia perché noi qui dobbiamo parlare di storia in questo momento. E andiamo avanti. Ed eccola qui. Doppia pagina, sono affiancate, le ho messe affiancate apposta. Adesso vado veloce, poi devo tornare alla prima di nuovo. Iniziamo da qui. Allora, questo lo riconoscete, è la classica una zappa giapponese, quella che si vede sempre nei cartoni animati, che dà una zappata per terra. Vediamo una fattoria, presumo, no? Il collegamento, zappa. Se avessi messo prima la location, non avrei capito subito si trattava di una fattoria, o sbaglio. Avrei visto questa roba qui, boh, ci metto prima la zappa, il gesto, racconto un'azione, no? Non un luogo. Vedete che, e questo è un assaggio, ma i manga funzionano sempre così, io prima ti do una sensazione, poi ti dico dove sei, prima ti faccio vivere un'emozione, poi ti dico chi la vive e come la vive, no? Però prima ti aggancio emotivamente. Questa costruzione qui non può nascere scrivendo una storia, no? Questo tipo di costruzione è quel, chiamiamolo stratagemma, che viene usato per raccontare la vita dei personaggi senza far capire che dietro c'è qualcuno che la conosce già, no? Farla assomigliare alle nostre vite, a quello che facciamo noi, ai nostri gesti quotidiani, perché noi viviamo dei nostri gesti. È molto complesso questo aspetto, ragazzi, da capire, però è fondamentale nella costruzione dei manga. I manga sono pieni di queste cose. E infatti, dopo che vediamo la fattoria, ritroviamo il Gear di prima con la zappa e il cappello. Il cappello. Grazie. Il cappello. Ma che se ne fa di un cappello? Vedete che ancora... Pur essendo una macchina, indossa un cappello, sta lavorando la terra, è una macchina molto particolare, è qualcosa di molto particolare, è qualcosa di molto umano, o comunque che vuole simulare un essere umano. E qui si continua a rafforzare il concetto dei rapporti interpersonali, di una storia che racconta il rapporto tra due personaggi, no? Vi rendete conto che non c'è niente di fantascientifico finora? O di grande fumetto di fantascienza, ok? Lui trova, prende qualcosa, un granello di terra, e lo analizza. All'improvviso, pagina dopo, pagina, la prima pagina di destra è tutta sua, la pagina di sinistra di chi è? È di Ru, perché dice Zet, e vediamo, non l'abbiamo visto nella prima pagina, no? Lo vediamo adesso, in piedi. Questa cosa l'avete vista in tanti manga, il personaggio disegnato in grande sulla tavola per vederlo, il carattere che viene fatto vedere al lettore in un'unica botta, no? Subito. E vi invito a osservare chi è più grande dei due. Chi è più grande? Chi è più in dimensioni nella pagina? Lei. Ci viene il sospetto che la protagonista sia lei, ok? E che loro due neanche siano equiparati, cioè ci stiamo preparando a una storia dove lei avrà una parte dominante. Da cosa lo capiamo? Dalla vignetta sotto, dal suo sorriso. E andiamo a completare il cerchio dell'inizio, in cui che tipo di bambina è lei? È una bambina sensibile, è quello che ci viene detto subito. Attento, non è una guarda, ho ucciso un fagiano ti ho portato delle mele, no? Perché lei vuole coltivare le mele, vuole riuscire a fare
sa che le mele sono dolci, però le escono sempre amare perché la terra è contaminata, non riesce ancora a coltivare. Vi do uno spoiler, però questo è il senso. Ti posso chiedere una cosa? Sì. Ma questi personaggi che escono dalla griglia, sì, che vengono letteralmente fuori, certo, sono studiati ovviamente. Certo, devono uscire. Che motivazione è? Devono uscire, devono. Il senso è che le loro vite, il loro aspetto, sono la cosa più importante. Sono la parte dominante, non si chiudono nelle vignette. Sono qualcosa che è oltre, che è di più. È una vita che sta per, che noi stiamo iniziando a scoprire. Ok? Una cosa molto interessante che si fa nelle tavole, per rafforzare tutte queste cose che vi ho detto insieme, che magari adesso vi sembrano un po' confuse, spero di avervele dette in modo comprensibile, ci provo, è il komawari, cioè il flusso della composizione delle linee, il flusso di lettura, come la tavola viene composta. E loro usano, lo sappiamo ormai, è nella bocca di tutti questa cosa, perché non scrivi male, sono sulla gomma, che è la classica Z, no? Ormai ce l'hanno in bocca tutti quanti, prima non la conosceva nessuno, adesso qualunque lezione di composizione parte da qui. La verità è che di queste robe ne potremmo tirare fuori una settantina, ma mediamente si conosce questa, è la più importante ed è anche quella da cui partono e le persone che vogliono insegnare a costruire un flusso di lettura che sia decente e comprensibile. Allora io ve lo ricostruisco a tavola 1, così è anche abbastanza semplice, è proprio il motivo per cui ho scelto questo manga. Partiamo da Z, vediamo tutti i volti della famiglia sorridenti, leggiamo le cose che dicono e poi arriviamo alla domanda. Nel nostro flusso di lettura, perché la Z? Molti dicono, la Z. Diciamo anche perché esiste la Z. Perché l'approccio del nostro, chiamiamolo sistema di osservazione, di oculare, di uno spazio chiuso, funziona un po' come il refresh dello schermo. In questo modo qua. Ok? Va così. È chiaro che poi la lettura generale dello spazio avviene in questa maniera, non va dall'alto al basso. È anche un retaggio che abbiamo del fatto che noi con uno sguardo dobbiamo riuscire ad avere una visione d'insieme. Quindi partiamo dalla periferia, analizziamo il centro e torniamo alla periferia. Ok? È una cosa legata molto al nostro istinto, anche di autodifesa, nel riuscire a vedere, no, la visuale periferica, ma rimanendo concentrati in una zona centrale. E questa cosa viene trasformata in questa fatidica Z. Allora, se io seguo, perché potrei fare tante Z in ogni vignetta, poi le faremo, se volete vi farò vedere che anche in ogni vignetta funziona la singola Z. Però scendendo, che cosa trovo? Guardate qua, vedo prima lui, qui è più grande, no? E lei è molto piccola, perché lei è sensibile, è una bambina, sta facendo una domanda di qualcosa che non conosce. E il balloon più vicino è comunque il suo, però in questa discesa qui noi leggiamo prima questo e poi andiamo a leggere lui. Alla chiusura della diagonale troviamo lei. Perché lui è così grande, siamo in frontale? Perché lei gli chiede, tu non sei il mio papà. Che idea ha un bambino di un papà nella sua testa? Di un uomo grande, no? Protettivo. Poi parliamo dello standard, no? Dell'idea di un bambino nei confronti di un padre che è il suo papà. Graficamente ricostruiamo la stessa cosa, uno a fianco all'altro, vicini, lei che lo guarda rannicchiata e lui invece, tu non sei il mio papà, potrei esserlo, ma non lo sono, ok? Chiudiamo la diagonale e vediamo la sua faccia che reagisce alla sua risposta, ok? Poi seguiamo ancora, chiudiamo la Z, ritorniamo alla famiglia felice, perché lei riguarda e dice, guarda il libro. Tu non sei il mio papà. No, non sono il tuo papà.
riguardo il libro, dico: che invidia. Vi rendete conto della costruzione della tavola? Ma veramente ci mettono solo un mese? Ci mettono tanti. Io sulla mia prima pagina ci sono rimasto 4 settimane. Volevo morire. E se la guardiamo così, c'è un lavoro immenso, semplicemente per farci arrivare un dialogo tra una bambina e qualcosa che lei vorrebbe fosse il suo papà, ma non è il suo papà. Pensate a voi, davanti al foglio bianco, che dovete rifare una scena simile. A me verrebbe un ictus. Per fortuna loro hanno l'editor. E qui capiamo quanto è importante l'editor in Giappone. Perché l'editor non è quello che dice questa vignetta è sbagliata, rifalla. L'editor è quello che si siede col mangaka e ragiona su questa roba qui. Perché l'editor è una persona estremamente preparata in questo tipo di nella costruzione della trasmissione delle emozioni nel modo migliore possibile. Probabilmente quando l'hanno fatta hanno detto: beh, secondo noi, ha detto, poi che ne avranno fatte a decine, questo è il modo migliore di raccontare questa cosa, la teniamo, ok? E in effetti è una bella prima pagina. È una bella prima pagina perché ha un sacco di roba. Ha no, non me lo togliere. Perché? Ci devo pagare l'università ai bambini. Ma questa tavola. Li togliamo, altrimenti non si vedono. No, in realtà ti volevo ribadire un concetto: che questo è un fumetto con un target per giovanissimi. Esatto. Proprio ragazzini. E ci arriviamo. E comunque è costruito in modo scientifico. Certo. Cioè, è veramente matematico. Aspetta. È matematico nel momento in cui lo smontiamo. Nel momento in cui l'hanno fatto, probabilmente è stato molto umorale, no? Cioè, avete presente i jazzisti? I jazzisti salgono sul palco, gli arriva una nota e partono. E se devono raccontare la tristezza, raccontano la tristezza. Se devono raccontare qualcosa, la raccontano in quel momento. Ma per suonare la musica jazz devi studiare tanta tecnica, tanta teoria, tanta storia della musica, tanta storia del jazz, devi essere consapevole di quello che poi vai a fare. Nel manga è la stessa cosa. Raccontavo ieri a cena che l'esercizio base di ogni mangaka che vuole imparare a fare il mangaka è il cosiddetto yonkoma istantaneo. Lo yonkoma è una storia, è un breve racconto di 4 vignette verticali, si trova in molti manga alla fine. E ogni vignetta rappresenta uno dei 4 tempi narrativi dei manga, che poi vi dirò qua, relativo a questo capitolo, Kisho Tenketsu, e inizio, svolgimento, svolta e fine, tradotti in maniera becera, ma che se spiegati così non vanno veramente a svelare cosa significhi. E l'esercizio di ogni mangaka è ogni mattina svegliarsi, trovarsi un tema e costruirsi uno yonkoma in 3-4 minuti. Quindi creare una storiella, inizio, svolgimento, svolta e fine, a tema pizza, a tema amici, a tema cani arrabbiati, a tema marito e moglie, ok? 3-4 minuti, e si fanno questi esercizi. Volevo farvi vedere. Se avete domande fatemene, segatemi e fatemi domande. Qui per esempio, ecco, possiamo riprovare su questa a fare così, ci esercitiamo un po'. Z come pagina 1 è uguale, si chiama ridondanza e si chiama ricordo di pagina 1 perché me la sono già dimenticata, quindi ripetiamo il nome di Z. Chi è questo? Com'è che si chiamava? Z. Lui guarda lei, la sta guardando, magari si gira, magari non so com'è. Pensate se qualcuno qui disegna, l'avreste fatta così, magari uscivano 2 vignette, lui che si gira e l'altra vignetta con lei che parla. No, nello stesso momento non c'è neanche la divisione della vignetta, avviene tutto istantaneamente. Giù, inizio a vedere le mele, inizio a leggere quello che dice lei, lui è qui. Che se ne va. Vedo lei. Più
Re è un flusso di una, come dire, va giù, che è una bellezza. Non ci sono impedimenti, non ci sono ostacoli, è tutto semplicissimo, è tutto banalissimo. E andiamo ad affrontare il tema shonen. Lo shonen è un manga per adolescenti. Lo shonen racconta emozioni basiche: odio, amore, amicizia, realizzazione, sogni personali, sconfitte, vittorie, raggiungimento degli obiettivi, voglia di crescere, voglia di migliorarsi, voglia di diventare qualcosa di più, il voler, no? Sono tutte cose che vengono dalla pancia, e quando si racconta agli adolescenti bisogna essere semplici. Quindi se lei ride e sorride, lo devo far vedere bene e non deve sembrare no, guarda le mele. Deve essere esplosiva, e per rafforzarla ancora la tiro fuori e la faccio enorme. Ok? È proprio costruita per questo scopo, no? Perché qui mi deve arrivare il carattere, il chiara, cioè la sua parte indistruttibile. E infatti vedremo che in tutto il manga lei ha un approccio alla vita di molto semplice, molto sorridente, molto attivo e positivo. Ha i suoi momenti difficili, ma quando sarà in crisi nera, dentro di sé troverà sempre questa luce che l'aiuta a superare le difficoltà, aiutata ovviamente poi da tutti gli altri personaggi che incontrerà, perché qui ne abbiamo due, ma poi vediamo che cosa succede veramente. Quindi emozioni molto semplici. A questo punto, questa parte qui è il cosiddetto Ki, l'inizio di Ki Sho Tenketsu, della struttura della narrazione giapponese in quattro tempi. Il Ki è l'inizio. All'inizio presento i personaggi. All'inizio ti dico a grandi linee, ti creo uno scambio di emozioni e di informazioni base, essenziali, per farti conoscere i personaggi. E questo è il Ki. Da questa parte, da questo momento in poi, noi conosciamo i loro nomi, abbiamo capito che approccio. Lui è un tipo un po' freddo, dice no, infatti gli ha detto, beh no, non sono tuo padre, sono un Gear, non sono tuo padre. Quindi molto distaccato, molto un po' meccanico, un po' d'automa. Da qui in poi il nostro manga va avanti con il secondo tempo show, cioè lo sviluppo. Allora noi ci aspettiamo un manga di fantascienza, ci sarà uno sviluppo. Io vado un po' veloce, vi invito a guardare le tavole rapidamente. Diciamo inizia anche il disegno grottesco in questo... Grottesco, fa le faccine, lei è una tipa molto, vedi come reagisce. Io sì, sono determinata, è la classica ragazzina... tutto pepe e positività dei manga giapponesi. Io vado un po' veloce perché vi voglio far vedere come va avanti la storia. Ci trovate molto movimento. Hanno iniziato a combattere. Sta succedendo qualcosa di particolarmente eclatante. L'unica cosa in cui ci soffermiamo, sicuramente, è questa. Allora, questo è lo show, lo svolgimento. In tutto lo svolgimento, vi invito a osservare che c'è una sola tavola dove io mi fermo. Questa striscia doppia. E infatti è una striscia doppia. Ok? Riprende anche la pagina colori all'inizio. Che riprende la pagina colori all'inizio. Allora, era nella pagina colori. E qui è molto grande, questa cosa deve essere molto importante, deve essere molto importante. Quindi, vediamo come si sviluppa questo show. In questo show, quello ve lo riassumo perché altrimenti non usciremo più da questo incontro, abbiamo dei momenti in cui lei e lui hanno uno scambio più profondo, no? Parlano tra di loro e ci vengono date delle informazioni, delle caratteristiche, dei comportamenti. Vedete le pose di lei? Lui è sempre
Lei invece, no? Ok? Anche qui, guardate questa. Questo sembra uno yonkoma, no? E, che cos'è uno yonkoma? Non l'ho chiamato yonkoma prima? Sì, l'esercizio dei mangaka, le quattro vignette verticali. La parte interessante di tutto questo Kishotenketsu è che noi lo chiamiamo inizio, svolgimento, svolta e fine, ma non è legato a quello che succede, no? Inizio, li conosciamo, svolgimento, parlano tra di loro, svolta, arriva un cattivone, lo sconfiggono, fine, vanno via felici e contenti. Noi lo interpretiamo così, ma in realtà il Kishotenketsu è una narrazione delle emozioni. La regola è che in ogni vignetta dello Yonkoma io devo raccontare un'emozione differente. Quindi, Kishotenketsu devono essere quattro momenti emotivi distinti. Ok? Quindi nella prima magari succede qualcosa dove presento il personaggio è neutro, nella seconda ride, nella terza piange, nella quarta, non lo so, è pensieroso. Devono svilupparsi emozioni, è un esercizio sull'evoluzione, la narrazione delle emozioni, che è quello che poi succede nei manga, perché all'interno di ogni momento della nostra storia voi leggerete prima le emozioni, non le ambientazioni o quello che stanno o che cosa sta succedendo nella storia. Se voi le guardate in fretta vi fermate sulle loro facce, su quello che esprimono i loro volti, perché lo scopo è quello, raccontare che cosa provano. E se io guardo lei, togliamo qui, tolta questa, che è un campo bello lungo in cui, dai, aiutami, ecco, qui, dove non vediamo, e dice, sì, colore, lucentezza e grandezza sembrano giusti, adesso rimane da scoprire solo che sapore hanno le mele. Ne assaggio una. Ora, è chiaro che in uno scambio di questo tipo ci basta vedere dove sono, stanno parlando di mele. Però quando la mangia abbiamo addirittura tre vignette. Allora vado. Oh, è bella o forse no. Tre vignette per farmi vedere lei che mangia la mela. In un fumetto occidentale avremmo avuto con la faccia di schifata. O no? Perché nel nostro modo stiamo raccontando lei che mangia la mela, nel modo manga stiamo raccontando cosa prova mangiando la mela. Non ci interessa lei che mangia la mela, ci interessa che cosa sente lei quando mangia la mela. Vi chiudo il cerchio. Cosa abbiamo detto? Che lo scopo è arrivare all'empatia del lettore, comunicando al lettore qualcosa che sia simile alle sensazioni che il lettore ha quotidianamente. Quando mangiamo una mela, pensate a voi che vi mangiate una mela, no? La mela, quando è buona, tu dici, ah, che buone queste mele, no? C'è tutto un ventaglio di sensazioni da quando la laviamo a quando la mangiamo, e sono quelle che noi ricordiamo, non il gesto, giusto? Con cui... Ma in cui il gesto del mangiare la mela, ma sono le sensazioni, che sono quelle che ci vengono raccontate qui. Pensate a un momento particolare della vostra vita, del passato, magari un momento triste o un momento molto felice. Vi ricordate esattamente il posto in cui avete vissuto quell'esperienza, o vi ricordate molto quell'esperienza e le sensazioni che avete vissuto, e quelle sensazioni determinano il vostro comportamento, la vostra reazione sulle cose che vi succedono oggi. Se io da ragazzino alle elementari sono stato bullizzato, mi ricorderò dei bulli maledetti che mi menavano. Quindi quando sarò grande farò un manga in cui i bulli giganti, enormi, invadono la mia città sfondando le mura, ma io ho delle robe a gas che mi fanno volare e delle lame per tagliarli in mille pezzi. E mi faccio l'attacco dei giganti e vendo 108 milioni di copie. È così che funziona, no? Cioè, il lavoro che si fa nei manga è ricostruire questo ricordo dentro ogni lettore. Quindi non me ne frega niente del momento in cui lei mangia la mela. Quello che mi importa è raccontarti che cosa sta provando, perché se tu hai provato la stessa cosa, ti avvicini a lei.
quando mangiamo una mela amara, no, dici la mangi, no, ho beccato quella sbagliata, ne prendo un'altra. E infatti lei dice, la mela sblocchi di nuovo. Beh, adesso Tony registro blocco. Il tuo volto direttamente, aspetta okay. Che lo devo registrare qua. Ok. Vai. Ragazzi, è difficilissima questa cosa, mi sto stancando moltissimo perché farvi arrivare a questo aspetto è quello che poi disintegra il concetto occidentale di pensare alla storia. Come fai a costruire una roba del genere pensando prima a una storia? Non puoi. La storia si sta creando in questo momento, è un inganno. Lui ci fa credere questo, perché il primo capitolo se l'è studiato. Però in realtà, quello che succede, lo vediamo, lo stiamo scoprendo con loro. Non c'è un Deus Ex, non vediamo il burattinaio che muove i fili. In molti fumetti lo si trova, lo si percepisce questo burattinaio. Tutte le cose sono artefatte, le cose succedono quasi, come dici, telefonate, no? Arrivano e sono telefonate. Ah, ma questo lo sapevo che sarebbe successa sta cosa. Perché poi diventano schemi narrativi ridondanti che noi usiamo automaticamente. E lì l'editore che ti dice, ma non è originale. Qui non è questione di trovare l'originalità nei manga. Nei manga è questione di chi è più bravo a trasmettere l'emozione e a creare l'empatia. È quello che vince. Tutto il lavoro si fa lì. Tant'è che andando avanti, a un certo punto lei gli dice, vorrei uscire, vedi, effettuerà il suo giro di esplorazione giornaliero. Quindi scopriamo che lei se ne va in giro. E qui, facendo il suo giro di esplorazione giornaliero, finisce in questa struttura dove non era mai stata. Vi faccio notare che inizia una nuova doppia, siamo ancora a Show, siamo passati a Show, ma anche in Show il carattere ci viene ripresentato per la terza volta. Ok? La terza volta, casomai ce lo fossimo dimenticato. E arriva finalmente qui. Questo è tutto Show ed è lunghissimo lo sviluppo, perché lo sviluppo è quello che costruisce la vita dei personaggi. Quindi lei incontra, cosa vi ricorda questa struttura? Ne parlavamo ieri, la palla di Akira, no? Dove c'è dentro sì. Akira. Però qui non c'è Akira, qui ci sarebbe scritto Akira, ma qui c'è una roba che non riconosciamo ancora. Ok. Lei lo guarda, vi invito sempre a leggere, guardate la grandezza del personaggio sulle sue sensazioni, sulle sue emozioni. Perché questo succede adesso, non succede sempre, e sta succedendo perché siamo all'inizio e noi dobbiamo crearci questo timbro della sua faccia in testa e non dimenticarlo più. Ok? Lei è piccolissima, dove sono finite? Quindi, ma dove sono finite? Ho grandi speranze per te. Se non l'avessimo ancora capito per bene, eccolo qua. Guarda, ve ne faccio una a caso, eh. Vedete? Ambientazione, uovo. Questo è un po' l'uovo da cui nascerà questa cosa. La cosa, perché lei è davanti a questa cosa. Vediamo vedete il suo stupore? Il suo stupore, lei entra in scena, ma la sua testa è proprio sulla mia lettura della vignetta. Quindi pensate come inconsciamente io veda già il suo volto e la sua sensazione. Lei è piccolina di spalle. Non potevo leggere la sua sensazione, ma la leggo perché lui è bravo, il ragazzo è bravo, la tira su e me la fa entrare qui. E questo fa tutta la differenza del mondo, ma tutta la differenza. Vedete come tutto viene costruito per trasmettere le sensazioni e le emozioni. Il cuore di tutto, il centro su cui viene costruita ogni pagina è questo, punto. E non è questione di crederci. È proprio che i manga sono così. In un fumetto occidentale avremmo avuto lei davanti, disegnami, lei di spalle, poi vignetta dopo lei, oppure vignetta prima, e poi vediamo il totale. Ci sarebbe stato una divisione dei tempi
no? Quello che succede nei manga è dirti che se mi sta arrivando una palla da bowling in faccia e la vedo e faccio un gesto, oh, quella ce l'ho qui, in quel momento si sta avvicinando, me ne accorgo e reagisco, è istantaneo, non posso fare vignetta della palla che si avvicina, vignetta di me che faccio questo. Nei manga tutto si fonde e diventa questa situazione qui. Evitiamo quindi di tagliare ulteriormente i tempi. A questo punto, eccola là, voi direte, ah beh, quindi adesso, e muori, ah. Quindi adesso arriva il ten, la svolta, no, questo è ancora show, svolgimento, perché lei va a vedere questo posto qui, e da quella palla esce un cestino della monnezza, un bidone della spazzatura, un frigorifero, scende, esce questo affare qua, e... che non ha nessuna espressione. L'altro aveva almeno due occhi. Questo ha un monocolo qua, un occhio e una similbocca. È bruttissimo. E allora io mi domando, tu mi metti in scena una scatola, un cilindro di latta con braccia e gambe che non ha nessuna espressione facciale e me lo fai entrare in campo? Sì. Arriva un personaggio strano. Ok, e attenzione, questo contrasto attira però la mia attenzione. Se fosse uscito un altro Gear, tipo il suo pseudo papà, non ci avrebbe colpito particolarmente. Evidentemente questo tizio, questo coso, questo Gear misterioso ci nasconde qualcosa o ci riserverà delle sorprese, già ce lo possiamo immaginare. Però quello che succede da qui in poi è che lei porta... Questo robot viene presentato, c'è tutto un momento di conoscenza, quindi la famiglia, loro lo accolgono perché lui è un robot, dice, senza programma base, mi pare lo chiami così, sì. Programma di base. Sì, programma di base. Cioè scopriamo qui, vedi, andiamo avanti, iniziamo a scoprire le cose, che i Gear hanno un programma di base. Attenzione, non ci sono umani sulla Terra, lì apparentemente è l'unica umana, ma di lei non sappiamo niente. Un fumetto occidentale probabilmente avremmo avuto un flashback di un racconto di lei che viene trovata da qualcuno, l'avremmo già avuto, qui no, non sappiamo niente di questa bambina, quindi loro lo accolgono, lui dice io non ho un programma di base, quindi voi mi dovete aiutare a comportarmi, quindi entra in scena un personaggio che non ha emozioni, non è definito, non è niente, che deve praticamente essere programmato. No? Allora, se deve essere programmato, il fatto che non abbia espressione ha un senso. Ha un senso. È neutro. Non è niente. Se fosse uscito con una faccia, gli avremmo già associato una sensazione, come al papà prima. Ma noi non dobbiamo fare questo errore, perché da questo momento in poi inizieremo ad associare comportamenti a questo personaggio. Quindi questo personaggio entra in scena, questo è ancora show, sviluppo ancora, entra in famiglia, ci sono delle gag, guardate come tutto molto, guardate le vignette rettangolari, quadrate, vi faccio notare che ogni volta che lei fa delle facce viene fuori, parlano, condividono dei momenti e a turno parlano con questo nuovo membro della famiglia, parlano di lei, insomma si crea un legame, non sto a leggervi il manga, però tutto lo svolgimento è creare dei legami tra di loro e uno dice ma dov'è la fantascienza? Ma infatti questo non è un manga di fantascienza, è un manga sui rapporti familiari ambientato in un futuro, boh, ma non è un manga di la fantascienza delle caratteri Akira. È un manga di fantascienza. Alita è un manga di fantascienza. Ghost in the Shell è un manga di fantascienza. Ok? Quindi, qui volevo arrivare. Loro parlano, c'è ancora uno scambio, poi arriviamo qua. Questa è pagina 33-34. Ok? Finisce con... Lui sta parlando con il robot, guarda, lui dice, guarda, io guardo le stelle col mio telescopio,
Ma perché guardi le... No, perché gli umani lo fanno e perché non ho niente da fare, anche io sto cercando di capire queste cose qui, cioè c'è tutto questo rapporto. E la vignetta si chiude con lui che dice: io qui, che ne dici di provare a vivere qui insieme a noi? Io qui? Quindi questa parte, queste prime 34 pagine, questo primo capitolo, perché qui finisce il primo capitolo. Eh sì. Eh sì. Capiamo che il primo capitolo è la creazione di una nuova famiglia. Potevamo intitolare la mia nuova famiglia. Ok? Adesso sono in tre. Però questo era il capitolo di lancio. Sono 74 pagine. Cosa succede? Inizio dell'ipotetico capitolo 2. Sono passati quasi 200 anni dalla guerra. Questo mondo proprio come Ghia rimasti, e spiega chi sono i Ghia. In particolare un grave problema rappresentato dal rapido aumento dei nostri simili. Ti racconti, fai il pistolotto introduttivo che abbiamo visto prima. Sta iniziando un nuovo capitolo che ipoteticamente uno legge dopo un mese. O una settimana, se è Jump. Poi dipende dalla serializzazione. Stiamo iniziando il capitolo successivo. Allora dici, ma noi stiamo studiando Kishoten Ketsu, no? Io vi sto facendo vedere Kishoten Ketsu nel doppio capitolo. E poi ve lo farò vedere nel capitolo singolo. Ok? Perché c'è il Kishoten Ketsu nel capitolo singolo e c'è il Kishoten Ketsu anche dentro ogni tavola. Viene strutturata alla stessa maniera. Però è più facile vederlo in tutti e due i capitoli, perché essendo più dilatato riconosciamo i cambi ed è più utile. Andiamo avanti, che cosa succede? Che cosa succede all'inizio del secondo capitolo? Entra in scena il problema, no? No, ecco qua. Eccoli qua. Abbiamo tutta la famiglia nelle due pagine, lei si becca sempre la scena totale e dici, ma che palle. Io vi garantisco che quando lo leggete questa cosa non ci fate minimamente caso, vi passa così e non ve ne accorgete. Però adesso io ve lo sto dicendo, guarda quante volte ce l'abbiamo così, però leggendolo non dà fastidio, perché poi il modo di inserirla nella scena è molto... non è invasivo, non è fastidioso e quindi non ci dà fastidio. Quindi presentazione di nuovo della situazione, dopo tutto cos'è che dicono qui? Qui si richiude il discorso iniziale, devi decidere tu se vuoi far parte della nostra famiglia. E lì lui inizia a vivere con loro e iniziano a vivere un momento assolutamente quotidiano, lei che lava le mutande, la biancheria, siamo in Giappone. Siamo in Giappone, lui che prende le mutande, cosa sono queste? Sono le mutande. E quindi siccome lui decide, io non ho un programma base, ma siccome l'altro ti vuole proteggere, allora anch'io oggi ti proteggerò te, i tuoi vestiti, e quando cadono le mutande in acqua lui va a proteggere le mutande. Vabbè, lasciamo perdere, è una cosa molto, molto giapponese. Ci sono anche ritmi comici che sì, ci provo della narrazione. Assolutamente, perché è uno shonen. Quindi non può essere una roba che ti martella a serietà e a problemi interiori, deve essere anche qualcosa che ti rilassa e ti dà anche un momento di svago, anche perché lei è una ragazzina, ok? Ah, in questo secondo capitolo però succede qualcos'altro di molto interessante, perché parliamo di rapporti, lui decide di entrare nella loro famiglia e da qui in poi c'è il loro avvicinamento. Quindi lei era già vicina al suo Gear che abbiamo conosciuto all'inizio, ma adesso si avvicina anche a lui. Quindi si crea un legame anche tra loro due. E in questo secondo capitolo questa cosa viene ben raccontata, tant'è che ci sono tante pagine in cui loro due fanno delle cose insieme e condividono dei momenti. Ok? Di nuovo le mele. Allora, primo capitolo... cosa faccio? Raccolgo le mele, le mangio, sono amare. Secondo capitolo, raccolgo di nuovo le mele, perché io ti devo ricordare che lei vuole le mele. Le assaggiamo, le proviamo? Ah, come sono? Meglio. Le assaggia anche lui, insomma, c'è tutto questo siparietto. E guardate quanto va avanti, siamo a 30, 34, 35, 36. E siamo arrivati alla la family. Che è lo stesso disegno dell'inizio. Frontale, lei piccola, loro grandi. Cioè, vi farei notare, adesso rianalizziamo le grandezze.
il nuovo arrivato è ancora più grande. È ancora più grande. Ma all'inizio non sembrava. Non vi ricordate, ma quando loro due parlavano all'aperto, non ci siamo accorti di questa differenza. Sembrava più piccolino. Oh. E qui affrontiamo un'altra, apriamo una parentesi. Nei manga, la dimensione dei personaggi cambia continuamente a seconda del loro valore emotivo. Raul, il Kenny guerriero, certe volte è alto 40 metri, certe volte dici: ma quanto è grande il cavallo di Raul? Schiaccia uno con uno zoccolo e lo zoccolo lo disintegra. Poi in altri momenti il cavallo è un cavallo normalissimo. Questa cosa nei manga, cioè il realismo, chi se ne frega. I personaggi anche in questo raccontano la grandezza della loro interiorità, no? Della loro stato interiore o della loro importanza all'interno dell'empatia generale, passatemi il termine, di quello che si va a costruire. Adesso ovviamente siamo nella famiglia, torniamo alla fattoria, ma ritorna dalla zappa, proprio identico, identico al primo capitolo. Oh, ma va? Non si smazzano per niente questi autori. Allora. Il nostro show, adesso abbiamo la famiglia, abbiamo i rapporti interpersonali, c'è la protezione dei due perché loro, e finalmente la loro vita va avanti e succede qualcosa. Succede che compare l'uomo nero, tutto nero, brutto, cattivo, che dice cose incomprensibili. Fagiolo, snack, nodo rospo, uccello, radere, tinta per grande illuminazione, ma dice cose senza senso. E la prima cosa che fa, visto che non vuole levarci nulla, è staccare un braccio a Zed. All'inizio ci avevano avvertito che c'erano dei personaggi fuori di testa in giro per il mondo. Abbastanza. Però questo è un gear da combattimento, come li chiama? Gear da combattimento. Quindi capiamo che in questo mondo di gear ci sono quelli che aiutano, quelli che proteggono, quelli che coltivano, quelli che fanno ricerca, ci sono varie categorie. Questo qui non ci dice niente, inizia ad ammazzare, a sfasciare tutto quanto. Ve la faccio breve. Lei... Eccolo qua. Lui, Zed, la deve proteggere, dice: ti proteggo io, vai via da qui. E lei: no, tu devi vivere. No? Il suo primo... Vi ricordate la frase iniziale? No? Le righe che abbiamo letto sulla vita. E la vita sarà il filo conduttore di tutto. Lei è l'unica umana, loro sono gear che emulano la vita, no? E lei dice: no, tu devi vivere. Scappa, va a chiedere aiuto. Oh, io vi invito a l'ennesimo character con l'ennesima espressione differente, postura del corpo differente, sempre. Arriva il di Zed, ormai, ecco, vedi, è molto gentile, ci fa vedere che gli ha staccato la testa, e lei di nuovo a tutta vignetta che piange e dopo si dispererà. Inizia un combattimento, questo è ancora show, perché questi sono eventi concatenati, no? Sta succedendo tutto in sequenza. Vedete, a questo punto la griglia, che era bella ordinata perché parlavamo di situazioni familiari, inizia a disgregarsi. Guardate le vignette, iniziano a piegarsi, sovrapporsi, perché adesso c'è, come ve lo spiego, il cuore che batte e io non riesco a trattenere, no, inizia ad accelerare, ad aumentare la pressione, chiamiamola, della pentola e dell'acqua che bolle, e succede in doppia pagina che non solo Zed viene distrutto, ma anche l'altro viene distrutto. Quindi siamo nel classico punto estremo in cui il lettore deve dire: adesso tutti la dovevano proteggere, tutti sono stati distrutti, no? E adesso lei cosa fa? Le tira i sassi, no? Diciamo che magari in questo manga è palesemente una cosa che uno può dire: vabbè, dai, è una stupidaggine,
ma non è quello l'obiettivo di questo incontro. Il punto è che quando si costruisce un manga bisogna arrivare a, a quel punto in cui sembra che non ci sia soluzione, cioè il personaggio è spalle al muro e non ne può venire fuori, non c'è speranza, non c'è scampo, non c'è... cosa faccio? Dimmi. Come? Allora, questa parte qui è la parte più difficile nella creazione di un manga. Il periodo, i 3 anni che feci in Koami, dove disegnai diversi manga, diversi silent manga, il momento più... non era difficile trovare, costruire tutta la sequenza, le emozioni, però quando si arrivava al punto estremo e il mio editor mi diceva e adesso come facciamo? Io, boh. Perché trovare la risposta è molto difficile. La risposta a questo è quello che poi fa innescare quella parte bella del manga che dà il colpo di grazia al lettore e dice va bene, da oggi lo leggo, no? È come quando Guts finisce per la prima volta, no? Nel volume 1 nel mondo e vede il suo fantastico amico Griffith, Phantom. E lo vede e lì noi diciamo e dove siamo? E cos'è questo? No? È un imprinting incredibile. Però era una cosa fighissima. No. Ok, ecco qua. Robo è a terra, salta un coperchio, pom, ed esce. Ed esce questo. Esce un gear da combattimento, fortissimo, che arriva qui e dice... E dice, io non sono programmato, mi devi dare l'autorizzazione a proteggerti. Scopriamo che dentro questa cosa di latta era custodito un gear da combattimento. Quindi gli chiede il permesso, questo ovviamente è minacciosissimo, va per aggredirlo, lui impassibile, rimane lì, mi devi dare il permesso, se non mi dai il permesso non posso fare niente. E lei, ti do il consenso! Come a me! Ed eccolo, è lui con un jet come buon pazzo si gira, bam, e in due pagine riduce in polvere il nostro fantastico cattivone. Lo riempie di colpi, lo vediamo in azione, tutte le vignette si inclinano, la griglia diventa più dinamica, lo vediamo, è bellissimo, lui è super splendido, è biondo, guarda che roba. Cioè, è super figo, è un ragazzotto super veloce. Già lo sai come finirà questa cosa? Certo. Lui lo sa. Ah, beh, sì, no? sì. Anche lui ha tutta pace. Allora, questo è il ten dura sempre molto poco. La svolta è questa, quando lui compare. Poi c'è lo sviluppo del ten, che è il combattimento. Lui che si palesa lì, e finito il combattimento i due decidono, ed è qui, eccolo là, di recuperano il nucleo di Zed e dice guarda, il nucleo è ancora integro, iniziamo un viaggio, cerchiamo un corpo in cui montare questo nucleo e riportare in vita Zed. E qui uno direbbe, arriviamo qua, gli dice allora prepariamo i bagagli, possiamo partire già domani mattina, ciò significa che non sappiamo quando torneremo qui, va bene lo stesso? E lei dice sì. Cosa abbiamo? Di nuovo la scena piatta, in questo caso laterale ma frontale, ma è la terza volta che si crea un legame familiare ancora diverso. Siamo partiti da loro due all'inizio, sono diventati tre, è il passaggio da Zed a lui, dal primo protettore al secondo protettore, e il secondo protettore viene accolto perché c'è una missione, riportare in vita Zed. Ok, e dici beh, finito il capitolo? No, questo è molto bello e l'ho scelto perché qui si vede il dove l'hai salvato l'altro file. Ok, qui c'è proprio il Ketsu. C'è la chiusura, perché lì quella era la fine del ten, perché era un po' più lungo, però poi
quando arriviamo alle ultime quattro pagine ci sono loro che si preparano a fare il viaggio, ok? Che quindi fanno la tomba a Z. C'è un momento di raccoglimento, c'è un momento in cui tutto rallenta, si ricongela a un momento intimo, familiare, dove lui, vedete anche la sua postura, è la stessa che aveva Z all'inizio. Lui è senza programmazione, quindi sta imparando le cose, fa amen e dice, ma perché hai fatto amen? Boh, l'hai fatto tu, lo faccio anch'io, no? Inizia a imparare da lei. In questo momento succede che lei dice, va bene, è un mondo che devo scoprire, imparerò un sacco di cose, sono entusiasta. Anche lui dice, anch'io starò con te, imparerò tante cose da te e insieme riporteremo in vita Z. E qui chiudiamo con questo. Questa volta hanno le valigie, i bagagli, perché prima era lei che si convinceva a partire. Però attenzione, quante volte noi decidiamo di partire ma restiamo a casa? Poi ci vuole il momento in cui la convinzione del momento, data dall'agitazione, dal momento adrenalinico, diventa più razionale e ti prepari a partire. La preparazione alla partenza e la preparazione al distacco è la decisione di cambiare la vita. Questi sono tutti messaggi emotivi, sono tutti momenti emotivi. Quindi di fatto, se dovessimo riassumere, la storia di cosa parla? Parla di una famiglia dove muore un membro della famiglia e gli altri due, però siccome è un robot, cioè il cervello è sano, gli altri due partono per riportarlo in vita. Andate da un editor a portargli questa storia e lui gli dice, poi mi sembra una storia così bella. Però leggendo questo capitolo e questo sviluppo pieno di cambi emotivi diventa interessante, diventa particolare, diventa un divenire continuo di momenti, no? Di vissuto che noi cerchiamo e ritroviamo dentro noi stessi, no? Allora, dove vanno? Anche perché poi il viaggio diventa interessante, no? E io mi aspetto, andando avanti, dico, ma vediamo se diventa un manga di fantascienza. Andando avanti sembra un battle shonen, perché poi menano di tutto, di più. Ecco allora che la costruzione di Kisho Tenketsu non è costruire nella storia inizio, svolgimento, svolta e fine, ma è creare una carica emotiva che parte da un punto. I giapponesi dicono, cioè insegnano che in un manga io parto da uno stato emotivo basico, lo dice molto bene Araki nel suo libro, un momento in cui il personaggio ha uno stato suo di convinzioni e di emozioni e da lì tutto inizia a crescere, no? Sinché poi avviene, quando muore Z, questa curva scende perché lei è disperata, perché vede il suo mondo, le sue certezze distrutte, ma dicono, attento, lo stato del tuo personaggio non deve mai scendere sotto lo stato di partenza, perché lì diventa depressione e il lettore non si vuole deprimere mai. Cioè, deve arrivare a un punto in cui, infatti lei quando piange la morte di Z, e capiamo il senso dell'altro robot, va a cercare l'altro robot, giusto? Quindi non crolla in ginocchio e dice adesso che faccio, mi lascio morire, no, fugge, va a chiedere aiuto. Dal momento in cui chiede aiuto la curva ricomincia a salire finché poi superiamo la parte massima che avevamo prima, c'è il Ten, esplode tutto quanto e poi c'è il Ketsu che va a, con la curva che scende, ritorna emotivamente al punto di partenza, sì, perché ritorniamo a un punto in cui e un giorno mi piacerebbe mostrare la nuova versione di me stessa a Z, cioè quella che avrà visto il mondo. E questo è ciò che penso. Guardate lei com'è cresciuta e cambiata, dalla bambina che amava le mele alla convinzione di lasciare tutto quello che è il suo mondo per riportare in vita Z e far vedere a Z che lei è una bambina più grande. Ma gli adolescenti quando fanno le cose, perché le fanno?
perché dici, mio, sei un ragazzino, no, io sono grande, io sono grande, io sono, questa cosa la so gestire, voglio gestirla, voglio, no? Sono, mi sento più grande, in realtà dici, sei un ragazzino, cosa vuoi fare? No, ma no, psicologicamente, ve la dico proprio terra a terra, no? Quindi funziona così, noi arriviamo alla fine di queste 74 pagine che lei è cresciuta, guardate i suoi visi. Allora, guardate questo volto in particolare. E dai! Non ce la farò mai nella mia vita. Guardate che bello. Un volto rilassato, ma è il volto di una persona consapevole che guarda la tomba, la tocca e dice quello che dice. Lo leggiamo. Ogni volta che mi avventuravo oltre i sensori era sempre e solo insieme a Zetti, ma adesso uscirò da sola. Quindi lei inizia un'avventura in uno stato suo che non è lo stesso con cui ha cominciato, no? È più matura, è pronta a lasciare la sua casa con il suo nuovo, diciamo, fratellone, perché il padre è l'altro, ok? Questo in generale, volevo vedere se trovavo qua dentro, eccolo qua, allora, ok, allora, questo sarebbe, questo qua, dai, è il Ketsu del primo capitolo. Cioè, il momento imprevisto, lui esce da questa struttura. In effetti noi, guardando le pagine precedenti, non capiamo che c'è, che lui è un cilindro con gambe e braccia, no? Incastrato là. In questo mini capitolo iniziale c'è questo piccolo questa piccola svolta in cui noi lo vediamo uscire. E infatti la vignetta è molto grande. È molto molto grande, è la vignetta più grande che abbiamo nella sequenza dopo il totale, e lei è di spalle che si fa da parte perché lui sta uscendo. Questo è un piccolo ten, non è importante, ma è una piccola svolta all'interno di questo capitolo, e questa piccola svolta non deve essere forte, non deve essere grande, perché altrimenti bisticcia con quella del doppio capitolo, che invece dovrebbe essere la più esplosiva, e infatti tutto rimane ordinatissimo, rigoroso, ok? Avete delle domande? Qualche curiosità? Sono e questo è soltanto un manga shonen, e questo uno shonen. Figuriamoci quelli in contatto. Prendetevi 20th Century Boy. Ti spari, no? Però, e torniamo a bomba, lì, qui siamo in una dimensione editoriale, ecco, Shonen Jump è una rivista in cui i manga vengono costruiti in modo molto canonico. Prendete My Hero Academia, prendete tutta una serie di shonen, anche l'attacco, il primo capitolo dell'attacco dei giganti, prendete gli shonen che avete a casa e guardatevi il primo capitolo e vedrete che la struttura è questa. One Punch Man, che è un seinen in realtà, quindi i tempi sono un po' diversi, però la struttura poi di quando si combatte funziona bene o male in questo modo qui. Perché quello che dicevamo ieri sera poi era questa cosa qua, quando veramente costruisci un manga è ad intuito capire, cercare di targettizzarlo, poi a volte si sbaglia, appunto come One Punch Man che è diventato altro. No, lui è One Punch, è nato seinen. È nato seinen? È nato seinen. Nasce come seinen manga, sì. Disoccupato che però non trova diventa, la... Poi diventa una sorta di battle shonen, non diventa. No, rimane un seinen, si menano, ma nessuno vieta in un seinen di menarsi. Continua. Per esempio Akira è pieno di adolescenti, ma non è uno shonen. Non è che siccome ci sono gli adolescenti allora deve essere uno shonen. Il target, sì, poi finisce su rivista, però ripeto, ultimamente questa cosa di target sta veramente iniziando a sparire. Ci sono molte persone di 30 anni che leggono shonen e molti lettori di shonen che leggono seinen e viceversa. Cioè, questa cosa succede. Non lo so, sai, sinceramente non me l'ho letto, ma non me lo ricordo. Io non lo ridico. Eh? Io non lo ridico,
No, tu non bevi. Allora, quindi, questa a grandi linee è la costruzione del primo capitolo, ok? Io ho cercato di farvi vedere questa piccola differenza rispetto al modo nostro di concepire una storia. Per quello dico sempre, quando si fanno i manga occidentali, i manga nostri, i manga italiani, i manga francesi, inevitabilmente quelli sono strutturati partono da una storia e partono da una base che è tutta occidentale. Poi chi li fa, che ha divorato tanti manga, ha la testa nel mondo dei manga, quello che racconta lo riempie di elementi del manga che poi lo fanno entrare nel ventaglio delle produzioni manga. Però quando si fa un manga bisognerebbe concentrarsi esclusivamente su questi aspetti, no? Ho tralasciato tantissime cose perché questa secondo me era la fondamentale. Non lo so, altro non mi viene in mente. Se non avete domande voi, noi ringraziamo Massimo. Mi spengo. Ringraziamo mi spengo. Massimo Dall'Oglio che mi ha lasciato la voce. Grazie a tutti voi. Noi fra 10 minuti ci vediamo il documentario di Calia insieme agli autori Luca Lamberti, Leonardo Cantone che sta in giro da qualche parte. Subito dopo la proiezione del documentario ci vediamo o qui o allo stand centrale, lo dobbiamo decidere, lo decidiamo dopo, per qualche anticipazione, una chiacchiera sugli ultimi 2 numeri di questa prima serie di Calia. E cerchiamo di vedere come va a finire, ce lo diranno loro ovviamente in anteprima assoluta, vero? Tutto. Come finisci? Grazie a tutti. Grazie. Arrivato così.